Salve a tutti. Eccomi qui di nuovo in partenza per la mia terza avventura sul Cammino di Santiago. E sì ragazzi, il cammino mi ha di nuovo chiamato ed io non ho potuto far altro che assecondare le sue volontà. Siete pronti a seguirmi lungo il cammino più antico? Bene, allora andiamo. Salve a tutti, mi trovo ad Oviedo, sto per iniziare il mio terzo cammino, il cammino primitivo. Volevo farmi mettere un timbro qui alla cattedrale, ma purtroppo è chiusa. Peccato. Fantastica. Buongiorno a tutti, oggi primo giorno sul cammino primitivo e mi trovo con questi ragazzi tutti italiani e oggi camminerò con loro. Perché continuo a tornare sul cammino? Forse per migliorare me stesso, non il mio stato di forma fisica, ma soprattutto quello mentale. Passo dopo passo, nonostante la fatica, qui riesco a trovare una grande serenità. Sarebbe bello se tutti riuscissimo a tenere distanti i cattivi pensieri ed è così che ho maturato un'idea. Perché non portare la grande forza, la positività del Cammino di Santiago nelle case della gente? Con questo film mi auguro di dare un piccolo contributo, un messaggio di pace e libertà di cui questo mondo, soprattutto in questi tempi, ha fortemente bisogno. 20 gradi, fa più caldo di quello che immaginavo. È compito di ognuno di noi cercare di cambiare le cose. So che è difficile, molto più di questo mio cammino, ma fidatevi di me, con un solo passo alla volta si può fare tanta, tanta strada. Eccoci arrivati al primo cippo, appena fuori dalla periferia di Oviedo. In questo caso non sono riportati i chilometri, c'è solo la concia. Oviedo Grado, 23 km e 100 da qui. Ed eccomi qui, nuovamente sul Cammino di Santiago, il mio terzo cammino. Sto facendo il cammino primitivo, un cammino di circa 320 km. Che parte da Oviedo ed è ritenuto uno dei cammini più duri di tutti i cammini di Santiago. È un cammino molto poco battuto, ci sono tratti dove non c'è assolutamente niente e le tappe quindi sono di conseguenza tappe forzate. Bisogna solo andare avanti e raggiungere il primo centro dove potersi fermare. Ah, eccoli qui i miei eucalipti, sono anche qui, bellissimi. Questo cammino si fregia del nome primitivo perché ripercorre l'itinerario seguito nell'anno 829 dal re Alfonso II il Casto, in quel che fu il primo pellegrinaggio jacopeo della storia. Hola, buon cammino! Una breve sosta, oggi fa davvero caldo, c'è tanta umidità, si suda parecchio. E c'è anche un coreano con noi che si chiama Gio. Chi è in cammino? Lui e Riccardo. Una decina di chilometri circa fatti. Bello, eh? Sembrano una sorta di orreo asturiani. Non abbiamo percorso neanche 10 km da Oviedo e già ci troviamo in mezzo a questa splendida natura. Tra un paio di chilometri ci fermeremo per fare una pausa a pranzo. Devo dire che il percorso si sta rivelando abbastanza duro e oggi doveva essere uno dei giorni più facili di tutto il cammino. Mi sento fare spesso domande del tipo: perché lo fai? Ci sono tanti bei posti in Italia. Vai a fare la Via Francigena. L'Italia come bellezze, arte, storia non è seconda a nessuno.
a tanti cammini stupendi che, se avrò la possibilità, prima o poi farò. Ma permettetemi di dire che quello di Santiago, a mio parere, è unico e inimitabile. In ogni caso, non sono qui con questo video per pubblicizzare il famoso cammino spagnolo, ma per far capire a chi non lo ha mai fatto, per qualsiasi motivo non può fare, l'importanza di un viaggio del genere. Immaginate il cammino come una metafora della vita, dove c'è un inizio e una fine e in mezzo tutte le gioie e dolori, gli imprevisti, le esperienze che tutti noi viviamo nell'arco della nostra esistenza, il tutto condensato nell'arco di qualche settimana. Il cammino, nonostante la tanta fatica, ti impara ad apprezzare le cose semplici, ti fa fare i conti con te stesso, e condivisione, rispetto, e ti stupisce sempre. Questi sono alcuni dei motivi del perché lo faccio. Sì, cammino. Soffro un po' oggi, Francesco, soffro. No, anch'io. Soffro, ma piano piano ci si abitua. È dura, è dura. Non importa, vinci la testa. Un bar. Saluto, buon cammino a tutti. Allora, noi andiamo un attimo qui, Guardate cosa c'è qui dietro. Guardate, guardate. Pranzo del pellegrino ottimo, 11 euro, 7 km a grado. Paesaggio stupendo. Due. Fa caldissimo, quest'ultimo chilometro ci sta facendo veramente penare. Comunque siamo arrivati. Il cammino che segue insieme il furgone, guarda. Allora l'hanno lasciato a casa. Siamo arrivati a grado, il primo ostello è completo. Ce ne dovrebbe essere uno a 300 metri, speriamo bene. Alla fine abbiamo trovato questo ostello che è veramente bellissimo. Si chiama La Quintana e abbiamo pagato 15 euro. Sta piovendo, abbiamo visto le previsioni, pioverà anche domani e nei prossimi giorni. Sembra quasi sempre nel pomeriggio. Vedremo. Siamo a 285 km da Santiago. Ragazzi, com'è andata la giornata di oggi? Molto bella e molto dura. Di cosa mi spiace per i miei compagni che non ce l'hanno quasi fatta. Però siamo arrivati. Non è riuscito a farcela, cioè è arrivato. Uno è scoppiato, poverino. L'altro è scoppiato. Joe è forte. Number one. Lui si è sacrificato comunque. Io ho fatto sì un po' di assistente sociale per Ruben. Mi dispiace che abbiamo perso lì, però domani recupererà. Ci rivediamo presto. Sì, sì. Ciao. Questo è il sidro. Basta. No, ci sono gioia. No, troppo. Sto una vez. Pero no chupito, como agua, como si fuera a beber agua, como agua, no. Así no, como poco a poco. No. Questo è il piatto della serata.
Vieni qua, dove vai? Buenos dias. Buenos dias. Siete buenos pronti? Dia. Si accomodi, venga, Orlando. Buoni. Buongiorno a tutti, si parte. Buongiorno. Buongiorno. Ci aspetta un cammino all'incirca di 22 km. Questa mattina sono ancora in compagnia dei ragazzi conosciuti a Oviedo. Non c'è Ruben, che ieri purtroppo ha avuto i crampi e si è dovuto fermare a Paladin. Comunque ci ha fatto sapere che oggi in qualche modo raggiungerà Grado, dove potrà prendere un autobus che lo porterà a Salas, il nostro fine tappa. Oggi circa 22 km, oltre 1000 metri di dislivello, fino a Salas. Scivolose, dobbiamo stare un po' attenti. La pioggia di ieri sera ha reso i sentieri alquanto scivolosi, in alcuni tratti c'è parecchio fango e questo sta rendendo la giornata ancora più faticosa. Il gruppo sembra essere molto coeso e determinato. Tra una battuta e una risata si macinano chilometri. Fino, c'è una raccomandata da filmare. Non mi faccia ritornare che ci ho messo un giorno per venire qua da lei. Nostra squadra, Riccardo da Firenze. Bien. Big Joe dalla Corea. Patrizio da Torino. E i nostri amici spagnoli. Come Michelangelo. In questo momento la temperatura è di circa 22 gradi, c'è molta umidità, ma si procede senza nessun problema. Mancano 10 km a Salas e adesso facciamo una piccola sosta. Guarda questa autostrada. Guardate, guardate. Un'autostrada in mezzo ai boschi. Un po' rurale, un po' pericolosa. Perché qui si scivola. Bello però questo percorso. In mezzo ai boschi. Sono a circa 3 km da Salas, fa molto caldo. Anche questa seconda tappa è molto dura. In teoria le tappe veramente toste cominceranno a dopodomani.
Siamo a Salas. A me piace molto. Tanta gente che si diverte. Sono quasi le 3 e ci siamo fermati un attimo a prendere qualcosina. E abbiamo ribeccato il grande Ruben. Abbiamo recuperato. E domani si continua insieme. Nel frattempo si sono uniti anche i nostri amici spagnoli. Dai, salute. A pranzare abbiamo pranzato e ora ci andiamo a riposare un pochino. Sono arrivato all'ostello dei pellegrini di Salas, ho lavato un po' i miei vestiti. Comincia a piovere. Dias, si parte. Pronti? No. Così. Questa notte non ho dormito molto. A quanto pare sembra che non ci sono riusciti neanche i miei compagni di viaggio, con i quali tra l'altro continuerò con piacere a camminare anche oggi. Piove. Meno male che siamo partiti un po' più tardi questa mattina. Dai, su. Intanto ora siamo al sicuro. Adesso andiamo alla testa coperta. A questo punto non ci resta che aspettare mangiando una bella tostata con prosciutto. L'ufficio meteorologico dell'aeronautica militare aveva previsto sole intenso, temperatura di 38 gradi. Let's go! Per un motivo o per l'altro questa mattina abbiamo ritardato la partenza ed è stata una fortuna. Immaginate se prendevamo questa pioggia in mezzo a questi boschi. Oggi 20 km fino a Tineo. Abbiamo cominciato la giornata con un bel temporale, ma in ogni caso siamo riusciti a partire. Oggi sono circa 20 km a Tineo, praticamente tutti di salita. Stiamo percorrendo un sentiero che è diventato una sorta di ruscello in piena. Ma si va. Ho la fortuna di far parte di un bel gruppo molto coeso. Yes. Guardate un po' il sentiero che stiamo percorrendo. Questa è proprio tosta. Ti confermo assolutamente che il cammino primitivo è il più duro tra i cammini di Santiago. Di affrontare il viaggio. Questa è la situazione. Buona. Nel frattempo il sole ha fatto capolino e la frescura del mattino ha lasciato spazio al solito caldo appiccicoso. Pensavamo di averlo perso. Yeah! Questo è un consiglio per te che hai smesso di sognare una vita diversa. Sappi che c'è ancora speranza. Non pensare agli errori del passato.
Solo sbagliando si può imparare a non ripeterli. Se vuoi creare il tuo futuro ideale, prima di tutto devi tornare a crederci e agire. Anche quanto questo ti porterà fuori dalla tua apparente normalità. Il tuo tempo qui sulla Terra non è infinito. Non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. E non curarti delle opinioni altrui. Credi in te stesso. Segui il tuo cuore. Quando le cose girano bene, chiunque può essere ottimista. Ma la vera sfida arriva quando vai al tappeto e sembra impossibile rialzarti. La paura può paralizzarti e farti rinunciare ai sogni. Ma devi dire, ora basta. Non permettere alle tue emozioni di controllarti. Vuoi davvero cambiare il tuo destino? Non è affatto facile. Se lo vuoi veramente, assumiti le tue responsabilità. Passa all'azione. Prometti a te stesso di combattere per la tua felicità o qualsiasi altra cosa tu voglia realizzare. Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. Spingiti oltre. Hai ancora tante pagine di vita da scrivere, ma devi volerlo. Si sale sempre, è cominciato a fare caldo come 2 giorni passati. Dopo la pioggia di questa mattina, i sentieri sono veramente pieni di fango. Consiglio questo cammino a chi ha già fatto un cammino di Santiago. Non c'è speranza, è qua. Eccolo! Qui se si creano dei bei gruppi affiatati vale la pena proseguire insieme, anche perché ci sono dei percorsi di montagna, come dicevo, e rimanere da soli in certi posti. Il nostro albergue del giorno, Hotel Palacio Meras. Non fraintendeteci, abbiamo trovato un ottimo prezzo grazie a Patrizio. Prego, signori, prego, accomodatevi. Grazie. L'hotel ristorante Palacio de Meras è decisamente un hotel di alto livello, ma che ha messo a disposizione dei pellegrini un intero piano al prezzo di 15 euro a persona. Questo rende l'idea di come sono tenuti in considerazione i pellegrini in questo cammino. Che spettacolo abbiamo. Io sarò con Ruben allora qui. Se vuoi tutti avete i letti nella parte bassa così. Ciao, siamo arrivati a Tineo ed è riesplosa la pioggia. Salute. Con bene, in coreano. Dopo il pranzo la signora ci ha fatto questo pensierino, sembra poco ma per me è tantissimo, perché il cammino è anche questo. Io però il nome mio nessun saprà. Sopra le nuvole splende sempre il sole. Voi mi venite a chiedere perché faccio il cammino di Santiago. Ecco la risposta. Buongiorno a tutti, oggi circa 17-18 km fino a Borres, in modo da avvicinarmi di più al cammino di domani, che sarà il più duro ma anche il più spettacolare di tutto il cammino primitivo. Questa notte non sono stato per niente bene, ho avuto brividi di freddo, mal di pancia e febbre.
In ogni caso sono voluto uscire e voglio assolutamente arrivare a fine tappa di oggi, poi mi riposerò. Sono 3 ore che cammino e non ho ancora incrociato una casa. Sono arrivato quasi al bivio della ruta degli Hospitales e sono anche quasi arrivato al mio albergue. Arrivando in questo ostello a Colinas de Arribas, abbiamo superato Borres di circa 3 km, quindi abbiamo ridotto la tappa della ruta degli ospedali da 24 a 21 km. Sono arrivato all'ostello, uno dei più belli sul cammino fino a questo momento, se non il più bello. Amen, il nostro amico norvegese ci ha offerto una bottiglia di vino. 40 minuti tu dormi. Come vedete sta piovendo, speriamo che domani sarà una bella giornata. Continua a stare poco bene. Patrizio mi ha dato dei brufen. La tappa di oggi per me è troppo importante. Sono venuto a fare il cammino primitivo quasi esclusivamente per percorrere questo tratto. Andrò avanti. Giorno, si parte. Non ho fiato. Siamo partiti con la nebbia, sarebbe sconsigliato fare la ruta in questo meteo, però abbiamo tanta voglia di farlo. La nebbia che ci circonda ci invita a virare per Pola de Allande, ma le nostre gambe e la nostra testa non ne vogliono sapere. Il richiamo della montagna è troppo forte. Guardate, c'è stato un bell'incendio. L'obiettivo di oggi, Barducedo, 21 km. Guardate che panorama assurdo. Guardate. Incredibile, ragazzi, uno spettacolo. Vai Ruben! Un incendio davvero devastante. Siamo al quinto giorno di cammino, non c'è stata una sola tappa facile. Quella di oggi è una classica tappa di montagna. Procedo ad una quota media di 1000-1200 metri. Mi sono momentaneamente allontanato dal gruppo. Il dolore e la fatica qui passano in secondo piano. L'atmosfera è incredibile. Non trovo le parole per descrivere tale bellezza. Questo tratto mi sono distanziato un po' dagli altri. Ho voglia veramente di farlo da solo. Panorami mozzafiato su un oceano di nuvole, i vari animali allo stato brado, insomma, ditemi voi se questo non è il paradiso.
Eccolo, 60 km. Una bellezza assurda. Simile a Roncisvalle questa. Da noi questo paesaggio lo inizia a vedere dai 2100. Paesaggio di una bellezza struggente. Mi prendo la responsabilità di dire che questa è la tappa più bella in assoluto di tutti i cammini di Santiago che ho fatto fino a questo momento. Go, go! Questa celeberrima variante prende il suo nome da alcuni ospitali ormai in rovina che un tempo davano alloggio ai pellegrini. È una delle più antiche, no? O forse la più antica, no, la più antica è la Raico, qual è? L'Aramaico. Ho! Mica, me la son fatta di corsa, fra! Ma sei un matto, eh! Con Wishuveria! Oh, è stato un incendio incredibile questo! Estraevano loro da qui! Mamma mia, ragazzi! Hola! Asfalto! Soltanto attraversata la strada. Case! È chiuso? Si può chiedere da aprirla? Ma
Pastore dei Pirenei. Quando siamo in viaggio nella natura incontaminata davanti a nulla, siamo costretti a meditare su noi stessi. Partire è un po' come prendere le distanze, dalla condizione della vita civile, da un senso comune. Sgretoliamo le discutibili convenzioni di una società che funziona, stordita dall'alienazione, dai regolamenti e dal consumo. E con la distanza cresce il coraggio di autodeterminarsi. Signori, la ruta degli Hospitales è finita! Fine tappa. Il nostro ostello dovrebbe essere questo, vediamo prima di tutto se ci sono i posti. A proposito, piove. È il panorama dall'interno della nostra camera. Guarda quante! No! Oggi si arriva a Grandas de Salime, 20 km. Come sempre abbiamo iniziato con una bella salita. Rispetto alla tappa di ieri, oggi, escluso questo inizio di tratto in pendenza, si prevede un percorso un po' meno complicato, almeno per i pellegrini che non soffrono troppo le discese. Infatti il sentiero sarà soprattutto di carattere prevalentemente discendente. Oggi si prevede di passare nei pressi di una grande riga con un lago molto bello, e poi affronteremo una delle discese più dure di questo cammino. Questi giorni siamo stati molto fortunati, ha cominciato a piovere sempre dopo che siamo arrivati a destinazione. Durissima anche oggi la salita. Fa molto caldo. Oggi ho una situazione un po' particolare, non so se devo vestirmi più leggero o mettermi qualcosa in più. Il sole e le nuvole di questa mattina stanno creando uno strano effetto ottico. Vedo la mia ombra riflessa nella nebbia, avvolta in una sorta di alone di luce all'interno di un arcobaleno monocromatico. Non è che dopo tutti questi cammini mi sta cominciando a spuntare l'aureola? Non penso di meritare tale onore. Dio, c'è stato un errore. Riccardo, oggi questi 20 km li stiamo bruciando. Si fa troppo forte.
dopo la prima difficoltà in salita le cose vanno decisamente meglio. Davanti a noi dovrebbe esserci il lago, ma con questa nebbia non si vede niente. Speriamo che scendendo le cose vadano meglio. Questa è la lunga discesa di cui parlavo. Il lago, eccolo lì, avvolto dalla nebbia, purtroppo si vede pochissimo. Nel frattempo, scesi sotto lo strato di nuvole, la nebbia si è magicamente dilatata, aprendoci lo sguardo su un panorama naturalistico di forte impatto visivo ed emotivo sul bacino di Salime. Queste sono le acque del fiume Navia, un'altra chicca di questo straordinario cammino. Colpo d'occhio spettacolare, adesso faremo 3-4 tornanti e tra un po' arriveremo a valle e probabilmente passeremo sulla diga, da quello che ho capito. Un punto fotografico. Impressionante, impressionante. Vabbè, ti sei visto il Grand Canyon, penso che qualcosa... Leggo che al di là della sua incredibile bellezza, la costruzione di questo bacino ha cambiato completamente l'orografia e la fisionomia della zona, rendendo necessario inondare diverse aree abitate e numerose chiese e cimiteri. Dopo aver attraversato la diga, abbiamo iniziato un percorso ascendente, lento ma costante, per raggiungere Grandas de Salime, l'ultimo tratto del percorso asturiano di questa via giacobina. Non l'ho ancora presentato bene, lui è Enrico da Roma. Ciao a tutti! Mi prende proprio in un momento di quelli devastanti. Siamo in una giornata dopo 18 km di discesa ed ora c'è una bella salita. Sì, ed ora c'è una bella salita che ci porterà a Grandas de Salime. Yes. Buongiorno.
bellissimo tu. E quell'altro che è? Un sognatore è colui che può trovare la strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Grazie. Non c'è niente. No. Qui si soffri di reumatismo, muori a 35 anni. Se non ci soffri te vengono. Questa mattina ci siamo alzati con un po' di nebbia e un po' di fresco, ma niente di particolarmente fastidioso. Questa notte ha di nuovo piovuto, quindi ci troviamo ad affrontare qualche sentiero nel fango, ma non ci facciamo più caso. Siamo a Peñafuente, speriamo che ci sia un bar, ho bisogno di un altro caffè. Idem. Oggi stiamo facendo buoni tratti d'asfalto. L'asfalto è durato poco, cominciano le salite. Siamo in Galicia, siamo entrati in Galicia e guardate queste colonnine che non mi ricordo come si chiamano, cominciano a segnare i chilometri rimanenti a Santiago, ma soprattutto la famosa concia adesso indica il percorso al contrario, girata. Prima seguivamo questa direzione, d'ora in avanti bisogna seguire quest'altra. Comunque sono 166, si va avanti. Quasi perfetta, eh? Sembra un bar. No? Niente. Oh no, non è possibile. Questo è privato. Privato. Ci siamo fermati davanti a questa casa. Privata. E Riccardo ha chiesto gentilmente un caffè. Il signore ce l'ha fatto. Ce lo fa? Sì, però è una cosa... Ce lo farà. Qualche ora, insomma. Ah, incontro che io l'amo. Oh, che bellezza. Magico. Mazza, ma c'è la moca. Gracias. Ho anche la grappa fatta dal signore. Ce l'ha offerta insieme al caffè.
sono qualcosa di micidiale qui. È qualcosa di, è il di cammino. Unico. Sì. Questo è il cammino. Questo è il cammino. È molto importante essere allenati qui per affrontare queste dure salite, tutti questi chilometri, ma vi posso garantire che si viene ampiamente ripagati. Un'esperienza unica. Sul cammino c'è il tempo di chiacchierare molto. Anche questa mattina abbiamo toccato i più disparati argomenti, il filo conduttore, la felicità. E ad un certo punto Riccardo ci ha voluto leggere un pensiero scritto di suo pugno. Io non so se rubo parole a qualcuno, né penso di avere in tasca il segreto, ma sono convinto che la felicità non sia altro che la continua ricerca della bellezza in tutte le sue forme. Quando qualcosa, un qualcosa lo riteniamo bello, quel qualcosa è la nostra soddisfazione, sia fisica che spirituale. La bellezza la troviamo in quella linea sottile che separa il naturale dal magico. La bellezza ci invita a sorridere istintivamente, ci appaga in uno stato di gioia. La bellezza è un misto di più componenti legate alla nostra esistenza, dettate da esteriorità, particolarità e poesia. Chi riesce a esternare tutto questo può essere definito un artista. Quindi un artista è un costruttore di bellezza e di felicità. Sono oltretutto convinto che, essendo ognuno di noi unico nel suo genere, che ogni persona sia un artista di se stesso e che la capacità di costruire la bellezza sia dovuta al fatto di saper mischiare bene o male le doti che la vita ci ha offerto. E così è finita. Riccardo, grazie di aver consentito di condividere questo bellissimo pensiero con noi. E quella vespa, il tizio. Mi piacerebbe una volta andare a un sidecar. Tutte le persone che ho conosciuto lungo questo cammino mi hanno dato tanto, molto più di quello che potevo immaginare. Qualcosa che non si può spiegare a semplici parole o comprare. Queste hanno contribuito a rendere il mio ultimo viaggio un'esperienza unica e indimenticabile. Sono partito solo, non sapendo minimamente cosa aspettarmi, ed ho trovato un tesoro inestimabile. Come dice Riccardo, siamo un gruppo alla ricerca di felicità. Io direi che non c'è niente da aggiungere, se non che siamo sulla strada giusta. Davanti a noi a Fonsagrada è più grande di quello che immaginavo. Riccardo questa sera ha deciso di prepararci una carbonara, quindi ceneremo in ostello. Purtroppo non siamo riusciti a trovare il guanciale, ma penso che non è questo il problema. Roba forte, ragazzi. Come separare il tuorlo dall'albume senza avere lo strumento. Back. Riccardo è il nostro cuoco. Enrico il nostro assaggiatore ufficiale. Alta professionalità. Sempre il pepe. Patrizio, che dici? È ok? Spero di sì. Meglio di così. Spero di sì. Grazie. Dai, che dici? Dai. Aspettate che spiano. Oh! Wow! Come on, bro! Il nostro amico Amen purtroppo è stato costretto a fermarsi almeno un giorno per un problema ad un piede ed è rimasto a cena con noi per salutarci. In your company it has been a very good pleasure and there was a good humor
everybody was nice, really nice, and everybody, where is Armin? Where is Armin? Taking care of me, and I'm very happy for that. I will always, I think, because this group has a good meaning for me, I'm no leaving you, and I will take you. I have lots of messages to my wife talking about all you, and she said, oh, very good that they take care of him, because she is much younger than me, and she used to take care of me. So she said, what about you when you are alone? And now I say, I have a group. So very, thank you, and have a good day coming up. Grazie. Serata carbonara, un successo. Grazie Riccardo. Voglio chiudere questo episodio con un bel pensiero di Pepe Mujica. Non mi stancherò mai di spiegare che per essere liberi bisogna avere tempo. Tempo da spendere nelle cose che ci piacciono, poiché la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano. Mentre sei obbligato a lavorare per sopperire alle tue necessità materiali, non sei libero. Sei schiavo della vecchia legge della necessità. Ora, se non poni un limite alle tue necessità, questo tempo diventa infinito. Detto più chiaramente, se non ti abitui a vivere con poco, con il giusto, dovrai vivere cercando di avere molte cose e vivrai solo in funzione di questo. Ma la vita se ne sarà andata via. Oggi la gente sembra non accorgersene e si preoccupa soltanto di comprare, comprare e comprare in una corsa infinita. Buongiorno a tutti, oggi arriveremo, se tutto va bene, a Okadavo, 25 km. Continuano a susseguirsi le spettacolari albe con questo particolare fenomeno delle nubi basse, che un momento prima ci troviamo ad ammirare dall'alto, e a causa di questo continuo sali e scendi, un attimo dopo ci troviamo immersi. Oggi ho poca voglia di parlare, è il mio ottavo giorno di cammino. Comincio a pensare un po' a casa. Se non avrò imprevisti, raggiungerò Santiago in 13 giorni. Me ne mancano 6. Vai Riccardo! Mi trovo a passare in mezzo a delle pale eoliche che con un singolare gioco di ombre sembrano esortarmi ad andare avanti. Il percorso è sempre ben segnato, ma basta un attimo di distrazione e perdere di vista una freccia, ed andare dritto è un attimo, niente di grave,
più avanti sappiamo che riprenderemo la traccia. L'unica cosa è che siamo scesi parecchio ed ora dobbiamo risalire. Prima abbiamo sbagliato strada, ma abbiamo risolto e ora stiamo facendo questa salita spezzagambe. Cinque minuti, dai! Uno strappone ancora. Una delle salite più dure fino ad oggi. Tanta, tanta roba, come ha detto Patrizio. Sono riuscito ad arrivare su prima di prendere un crampo. Durissima. Praticamente dopo questa terribile salita ci siamo trovati davanti a questo bar. Ci ha salvato la vita. Appena ripartito, altra salita. Tappa durissima, ragazzi. Sono arrivato al mio albergo che mai come oggi mi era sembrato così lontano. Continua la mia giornata un po' apatica. Questa sera ho deciso di non uscire. Ne approfitto per riordinare un po' lo zaino. Insieme a Riccardo abbiamo buttato un paio di scatolette di legumi e di tonno in una ciotola. Questa è stata la nostra cena. Domani è un altro giorno. Oggi è una delle tappe più lunghe di questo cammino primitivo, ma i vari sali e scendi ed i dislivelli ormai si fanno più morbidi. Comincio a stare meglio. Sembra che il mio corpo finalmente cominci ad abituarsi a questo cammino. C'è un festival stanotte. Oggi arriveremo a Lugo, finalmente una grande città dopo tanta montagna. Lugo fa circa 100.000 abitanti. Come vedete siamo una bella comitiva. E ci siamo alzati di buon'ora perché potrebbe esserci un piccolo grande problema. Sembra che a Lugo c'è qualche evento musicale e gli alberghi che abbiamo provato a chiamare sono tutti pieni. L'unica chance è il municipale, che ha 44 posti. Finiti questi si rimane fuori, quindi stiamo cercando di arrivare in tempo utile. La nostra squadra di oggi, siamo forti, famosi influencer. Ciao, guardate che bella comitiva. Quando arrivi arrivi. Da Lugo, così come da Sarria sul cammino francese, il numero di pellegrini aumenta in maniera vertiginosa. Il motivo che tantissimi decidono di partire da queste località sta nel fatto che la Compostela si può ottenere soltanto da 100 km in su. Ecco perché la stragrande maggioranza delle persone decide di partire da qui. Quindi, da Lugo in avanti comincerà l'eterna diatriba tra chi vorrebbe sempre prenotare e chi no. Io non lo farei mai, per questo miro quasi sempre agli alberghi municipali, che non permettono la prenotazione, che però, come dicevo, hanno posti limitati. E il tutto diventa una poco piacevole corsa contro il tempo. Per esperienza, devo ammettere che più passano gli anni, più si fa difficoltà a trovare posto. Buongiorno, andiamo bene da questa parte? Grazie. Una piccola sorta di orreo galiziano. Usciranno i nostri eroi a convincere l'ospitalero a riservarci i nostri 7, quanti siamo? 7, 8 posti. Chi vivrà, verrà. Li chiudono. Crema. La crema. Because tonight of course we will have a kitchen.
Ragazzi, abbiamo fatto una piccola sosta tattica. Voi me la state prendendo troppo comodo, eh? Dico... Bravo Ruben. Abbiamo percorso circa 20 km, ne mancano 10. Come orario siamo messi così così. Arriverà tra un paio d'ore. Se tutto va bene. Il gruppo con cui sono partito questa mattina si è un po' sfilacciato. Siamo rimasti soltanto io e Riccardo, ma non è un problema. Ci rincontreremo tutti quanti all'arrivo, come sempre. È un po' tardi. Speriamo bene. Si vede che ci stiamo avvicinando alla città di Lugo. 10 km in un paio d'ore, vedremo. Questo è il mio nono giorno di cammino. Il tempo più o meno è stato sempre così. Un po' di freschetto al mattino, ma niente di particolare. Chilometri. Gesù. Siamo sopravvissuti. Siamo sopravvissuti. Diciamo, non c'è stato un solo giorno facile. Abbiamo potuto dire, ah, oggi è andata bene. Confermo. Ecco Lugo. Siamo a Lugo ed eccoci qui. 100 km da Santiago de Compostela. Lugo, con i suoi circa 100.000 abitanti, insieme a Oviedo, è una delle città più grandi del cammino primitivo. Fu fondata dai Romani tra il 26 e il 12 a.C., in onore di Augusto, da qui il nome originale di Lucus Augusti. Siamo davanti all'albergo del Pellegrino di Lugo, stiamo facendo la fila. Avevamo circa una quindicina di persone davanti a noi, speriamo che ci sia ancora posto. Fino ad ora si avanza. Il resto del gruppo sta arrivando e a circa un chilometro da qui. Siamo riusciti nel nostro intento. Tutto il nostro gruppo è riuscito a trovare posto, ma altri pellegrini che hanno ritardato il loro arrivo purtroppo non sono stati così fortunati. Ecco la nostra bella camerata stile militare. Come va Patrizio? Tutto bene? Dai, ce l'abbiamo fatta. Oggi me la sono presa comoda perché ho assistito a due pellegrine. Grande. Tendini. Continua la nostra sequenza fortunata. Come spesso ci accade, dopo un po' che siamo arrivati a destinazione, comincia a piovere. Grande Ruben. Thank you.
Buongiorno. Fatica a fare giorno. I 30 km di ieri si fanno un po' sentire. 100 km all'arrivo sembrano ancora tanti. O forse è il contrario che ci preoccupa. Soltanto 3 giorni a Santiago. Roma è Roma. Lucus. Ciao Lugo, sei una cittadina davvero molto bella. Buenos dias a tutti. Oggi al massimo 25 km fino a Ferreira. Una delle tante cose che apprezzo maggiormente del cammino è la protezione dal mondo esterno che mi dà. Qui sembra di vivere davvero in un'altra dimensione, su un altro pianeta o all'interno di una barriera. Nel senso che riesco ad essere preso così tanto dal viaggio e da me stesso che i problemi e la cattiveria del mondo sembrano non esistere più, o perlomeno riesco ad ignorarli. Altra cosa interessante sono i benefici che ne traggo una volta tornata a casa, di come riesco a vedere le cose in modo diverso, di come riesco ad apprezzare sempre più le cose semplici. Il cammino ti cambia. Descansando. Povera, quanto chilometri stai? Pronto, de Huesca, de Zaragoza. De Zaragoza? Muchísimos. Y no tienes el... Non deve ponerla. No. Nada de nada. Ciao. Ciao. Zaragoza è lontano. Cazzo, è lontano. Ma sei il mio totone. Sì. Qui avanti dovrebbe esserci un bar. Speriamo che è aperto. Hola. Ciao, Elena. Dato che questa è una zona un po' abbandonata, hanno fatto un ristoro automatico. Ecco qui, guardate. E c'è anche quest'altra area, c'è il bagno. Il cammino, inutile girarci intorno, è qualcosa che richiede parecchio sforzo fisico e mentale. Non è facile tenere un pesante zaino sulle spalle tutto il giorno, per chilometri. Ci sono momenti in cui prevale un po' di sconforto, dovuto alla fatica o ai più svariati dolori. Ma basta guardarsi un attimo intorno ed incrociare uno sguardo, un sorriso o ricevere un semplice buen camino per ritrovare immediatamente l'energia per andare avanti. Finalmente si abbandona l'asfalto. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le tante persone che da casa mi scrivono qui sotto nei commenti. E non solo. Voi siete la mia arma segreta, la mia pozione magica, la mia forza. Fermati ogni tanto, fermati e lasciati prendere dal sentimento di meraviglia davanti al mondo.
Ciao! Una parte del gruppo è molto stanca ed ha deciso di fermarsi qui. Altri proseguiranno fino a Ferrera, anche perché i 12 posti del piccolo municipale sono terminati. Mi piace la semplicità di questo luogo. L'ultimo posto libero è mio. Mi fermerò qui. Domani comunque saremo tutti a Melide, un posto che conosco bene. Infatti il nostro adorato cammino primitivo confluirà nell'affollato cammino francese. Rischio di riprendere anche mentre mi attacca. Sì, ultimo selfie. Metti ultimo selfie. Oh, ciao. Loro vedono le luci. Oggi è il mio ultimo giorno sul cammino primitivo. Non so per quale ragione, ma sento che in qualche modo questo luogo così lontano mi ha chiamato. Lungo questi sentieri ho scritto importanti pagine della mia vita. Qui sto lasciando un bel pezzo di anima. Buenas dias a tutti, mancano 3 giorni a Santiago de Compostela. E oggi arriverò a Melide e il cammino primitivo ormai si congiungerà al cammino francese, quindi si prevedono tantissimi pellegrini. Oggi voglio salutarvi con una bella frase di Oscar Wilde. Io non voglio cancellare il mio passato, perché bene o male mi ha reso quello che sono oggi. Anzi, ringrazio chi mi ha fatto scoprire l'amore e il dolore, chi mi ha amato e usato, chi mi ha detto ti voglio bene credendoci e chi invece l'ha fatto solo per i suoi sporchi comodi. Io ringrazio me stesso per aver trovato sempre la forza di rialzarmi e andare avanti, sempre. Oggi è parecchio nuvoloso, tira vento, non so se pioverà, in ogni caso fino ad ora sono stato troppo fortunato, quindi non mi lamento. Altro ambiente molto molto bello. Penso ai venti della vita, perché ci sono venti che accompagnano la vita. Lo zefiro soave, il vento caldo della gioventù, che poi il maestrale si incarica di rinfrescare. Certi libecci, lo scirocco che accascia, il vento gelido di tramontana. Aria, penso la vita è fatta d'aria. Un soffio e via. Mancheranno 10 km a Melide? Sì, perché se ne è fatti 10. Una decina, dai! Cominciato a piovere, potrebbe essere la prima pioggia che becchiamo lungo tutto il cammino. L'undicesimo giorno ci sta, se continua ci mettiamo il poncio e vai, andiamo avanti. Belli sotto l'acqua.
pochi, siamo quasi a Medite, dai. Ed eccomi qui per la seconda volta. Sono di nuovo sul cammino francese. È una sensazione un po' surreale, una sorta di déjà vu. Devo sforzarmi un po' per riprendermi. E no, non è un cortocircuito mentale, né un sogno. Sono qui in carne ed ossa e so che questa sera sarò nuovamente nello stesso ristorante a mangiare il famoso polpo alla gallega, che tra cui qualcuno forse si offenderà, ma non ci vado neanche tanto matto. Dove è San Francesco? Oh. Ecco la classica camera del pellegrino. Questo è un ostello abbastanza grande. Io sono qui. Questo è un ostello da 150 posti circa. Non puoi domare un sognatore. Riuscirà sempre ad evadere da qualsiasi luogo, perché lui sta solo dove si trova anche il suo cuore. Piove. Dai! Scivoloso? Si nota che siamo sul francese? Guardate quanti pellegrini. Buongiorno a tutti, oggi se tutto andrà bene arriverò a Opedruoso, circa 33 km di cammino, ma soprattutto domani si arriverà a Santiago de Compostela. Oggi giornata un po' nuvolosa, ma fino ad ora non piove. Ed eccomi qui nuovamente anche ad Arzúa. Ormai si percorrono in gran parte strade trafficate. Piacere, questa coppia di signori mi ha riconosciuto lungo il cammino e ci sto offrendo anche un caffè. Grazie. È il minimo che possiamo fare per Francesco. Tanto piacere. Mi è già accaduto altre volte di essere stato riconosciuto sul cammino e puntualmente vengo colto di sorpresa. Rimango sempre meravigliato di questa cosa. Non nascondo che è una gran bella soddisfazione. Mi sarei trattenuto volentieri un po' di più, ma non ero solo. E la stanchezza e la voglia di arrivare hanno preso il sopravvento.
Una cosa è certa, in quei 5 minuti ho capito di aver avuto la fortuna di incontrare due persone con un cuore immenso. Grazie ancora. Buon cammino. Ci avviciniamo sempre di più a delle minacciose nuvole nere, ma siamo in Galizia e qui la pioggia è una cosa molto comune. Se arriverà, l'affronteremo con il sorriso. Circa 20 km, ne mancano 13. Km a Santiago. Alla fine la pioggia è arrivata e mancano circa 8-9 km all'arrivo. La pioggia ha un vago segreto di tenerezza, una sonnolenza rassegnata e amabile, una musica umile si sveglia con lei e fa vibrare l'anima addormentata del paesaggio. Ci siamo fermati a circa 5 km da Opedruonzo. Non avete problemi perché c'è poca gente. Stavamo sperando di trovare da dormire qui in questo locale, ma non c'è posto. Quindi andremo avanti. Sono davvero poche ormai. 22. Siamo meditato anche oggi, 32 chilometri, ci sta. Alla nostra, a Santiago. Ok, l'ostello l'abbiamo trovato, ma adesso stiamo andando a cena e dobbiamo fare poco più di un chilometro sotto la pioggia per raggiungere il ristorantino che abbiamo prenotato. Vai in cammino. Sì. Ma non come... Bello. Vai. Si vergogna. Buongiorno a tutti. Oggi 20 chilometri. Arriverò a Santiago de Compostela. Solitudine.
Malgrado le migliaia di persone che ogni giorno affrontano il cammino di Santiago, può succedere di camminare da soli, soprattutto nelle tappe più lunghe, soprattutto nelle ultime, quando la fatica dei chilometri si somma a quella dei giorni. Come vedete c'è un po' di nebbia, ma ormai ci siamo. Ed eccoci ormai a pochissimi chilometri da Santiago. Guardate come è aumentato il numero dei pellegrini. Ovviamente la maggior parte sono quelli che vengono a percorrere gli ultimi chilometri. Poco più di 15. Forza, dai. Dai, dai. No, but I'm going to... Tu hai vedetto tante persone? Ma così non me lo aspettavo. Meno di 14, vai! Alla fine il cammino che per me doveva essere il più solitario di tutti si è trasformato in quello dove solo non sono stato praticamente mai. Ogni cammino ha una storia a sé. È inutile provare ad immaginarlo. Ti stupirà e ti travolgerà sempre. Dieci chilometri a Santiago, vai! Ed eccomi sul Monte Dogozo. Questo è il punto in cui i pellegrini del Cammino di Santiago possono scorgere in lontananza per la prima volta la città di Santiago e la sua cattedrale. Chilometri e mezzo, ci siamo. Ogni volta poco prima di arrivare nella piazza dell'Obradoiro vengo colto da pensieri contrastanti che vanno dall'euforia allo smarrimento, la paura. Mi capita di sentirmi così in due particolari momenti: il giorno prima di partire e gli attimi prima di entrare in questa piazza. Nel primo caso la spiegazione può essere dovuta al timore dell'ignoto, al cambiamento. Nel secondo semplicemente la fine. L'attimo prima dell'inizio e della fine sono spesso accomunati dagli stessi sentimenti. Solo dopo il primo passo il mio animo inquieto si placherà. Solo dopo essere entrato in questa piazza con un grido liberatorio spazzerò via ogni timore e si farà strada l'idea che questo mondo può vivere anche in pace. Abbiamo formato una squadra, siamo circa 30 pellegrini. Yeah! Ma il bambino! Primitivo!
Irina, l'ho visto! L'ho visto, Irina! Non cry! Uno, è stato un grande piacere! Moira! Abbracciami forte forte! Sei più forte!